modo, ovvero in piedi, ovvero dando indicazioni continue. Non c'è un'azione senza un suo incoraggiamento e non c'è un'azione senza un suo richiamo, in positivo o in negativo, se vede qualcosa di non convincente nei suoi. Sull'altro versante, hai detto giustamente tu, il tecnico dell'Atalanta è decisamente più calmo, è comunque in piedi, comunque sta dando indicazioni suoi, ma il tono di voce lo sentite anche in sottofondo, è decisamente differente. Nel Milan davanti gioca Frank Tsatsouk, che a son di prestazioni si è preso il posto da titolare, 5 gol per lui in questo campionato, quasi tutti decisivi, cameronense ma con il passaporto italiano, è nato in Italia, quindi un giocatore da tenere assolutamente sott'occhio. Milan che riparte dal suo portiere, da Cavaliere, che rilancia però malissimo. C'è anche qui Fiorin questa, posso dire questo vizio, ma questa tendenza a giocare sempre il pallone con la difesa, anche molto spesso con il portiere. A volte poi però si verificano anche situazioni simili. Ma fa parte di un pensiero, fa parte di un'idea, e quindi è giusto anche perseguirla, comunque tentare di non spaventarsi nel momento in cui ci siano difficoltà. Di perseguire come pensiero di calcio. È anche vero che la situazione deve determinare l'efficacia e la funzionalità di quello che si fa, e quindi poi bisogna anche stare attenti a non esagerare. Bellodi all'interno della sua area di rigore, inseguito da Kulusevski, va a servire Yamas, anche lui danza sul pallone ma rischia tanto perché il pressing dell'Atalanta è intenso, e difatti il Milan alla fine questo pallone lo butta via, con l'Atalanta che può restare in proiezione offensiva, che può restare sempre nella metà campo del Milan, pallone che tarda un po' ad arrivare mentre la regia ci propone un primo piano di Lupi che tradisce già, come detto anche da Giada, un certo nervosismo nonostante la gara sia iniziata da pochissimo. Tsatsouk messo a terra anche lui, non c'è fallo, è la seconda situazione problematica che viene gestita dal direttore di gara, gestita senza fischio nei confronti di Frank Tsatsouk, attaccante molto fisico, lo vediamo, va sempre a cercare il contatto con il difensore. Arbitro che però anche in questo caso ha preferito lasciar giocare senza intervenire, si tratta dell'arbitro di Mauro Giosuè della sezione di Arezzo. L'Atalanta ricomincia ancora con i suoi difensori centrali, Milan che la lascia giocare senza andare in pressione, si avvicina adesso Diaz, allora Salvi ritorna da Alari. Del Prato, molto più sfruttata la corsia di destra rispetto a quella di sinistra. Zortea, può avanzare lui, eccolo Zortea, ha messo il turbo, Zortea va a cercare il fondo, bello il pallone sul secondo palo, l'intervento decisivo di Bellanova a sporcare questo pallone in calcio d'angolo, primo corner della partita di marca Atalanta. L'Atalanta sviluppa il gioco per vie perimetrali giocando 5-3-2, quindi sfrutta i giocatori quinti in maniera preponderante, e quindi trova spazio soprattutto a destra. Corner corto, allontana Bellodi, non riesce ad arrivarci Diaz che comunque riesce a sporcare il pallone, contropiede del Milan che non si concretizza perché il pallone di Yamas è troppo profondo per Diaz, sfera che adesso viene gestita di nuovo dall'Atalanta, sempre con Salvi. Melegoni, bellissima la palla per Kulusevski, chiuso da Bellodi, uno contro uno, lo vince per il momento Bellodi, ma Kulusevski può tornare sulla sfera. Del Prato, in area di rigore, Del Prato con lo scavino a cercare un compagno, poi il destro cercato, trovato da Bolis che però viene controllato senza problemi da Cavaliere, primo tiro verso la porta da parte dell'Atalanta, bloccato senza problemi Cavaliere, però sulla destra il Milan sembra soffrire. Sì, è un momento di supremazia territoriale dell'Atalanta che riesce a trovare spazio soprattutto sulla fascia destra. Tsatsouk prova a prendere posizione, lo scorta Salvi sull'esterno, alla fine Tsatsouk si trascina anche la palla fuori, sarà di nuovo l'Atalanta a ricominciare, Milan un po' in difficoltà in questa fase della gara, Atalanta che riparte da questa rimessa laterale, pressing dei rossoneri su Moussa Barrow, l'ultimo a toccare su di lui è Bellanova che sembra averlo preso in consegna per quanto riguarda questa partita. Brambilla studia la situazione, sa benissimo che da questa partita passa buona parte del destino del campionato nerazzurro. Se l'Atalanta dovesse vincere, come vi dicevamo, andrebbe in solitaria al primo posto. Si sono alternate in continuazione Inter e Atalanta nel corso di questo campionato, l'Inter ha un po' rallentato ultimamente, la stessa Atalanta non è che stia viaggiando a ritmi altissimi, però adesso c'è un'occasione
molto ghiotta per la squadra di Brambilla, che ora prova a ripartire, cerca il break lì sulla sinistra, si trascina però il pallone fuori Mallamo. Milan che ricomincia con Elilali, Gabbia, Bellodi, controlla con il sinistro, poi pallone sul destro profondo tra le linee a trovare Sinani, un po' fuori dalla gara, smette Sinani, Elilali, Bellodi, può allargare per Brescianini, lo fa adesso. Brescianini va a cercare il centro del campo, sempre Lilali con l'esterno per Brescianini, combinano bene i due, adesso è Pobega che può allargare il pallone sulla destra, Milan che sfrutta tutto il campo, Bellodi, Pobega, pressione di Kulusevski su di lui, Pobega è costretto a ricominciare da dietro, Milan che addirittura chiama in causa Cavaliere, non riesce a sfruttare il suo potenziale offensivo. Il Milan in questa fase della gara, si chiude bene l'Atalanta, Milan che, come vedete, come detto anche prima, prova sempre a giocare questo pallone palla a terra, cerca sempre di far uscire l'avversario per poi magari provare a verticalizzare, ci prova in questo caso Pobega ma sbaglia il tempo del passaggio, poi l'Atalanta può ripartire da un calcio di punizione, direi sempre poco soddisfatto in panchina Lupi, giusto Giada? Decisamente, prima avete parlato del momento di blackout della fascia destra in particolar modo e in effetti sono stati diversi richiami anche nei confronti di Yamas, non tanto per il singolo episodio ma vuole che l'atteggiamento del suo terzino sia decisamente più aggressivo, dunque vuole un Milan concentrato. I richiami sono soprattutto nei confronti di Yamas e qualche istante fa l'urlo che avete sentito era rivolto a Pobega, il pallone perso a metà campo lo ha fatto decisamente infuriare. Bellodi va a cercare Sinani, non arriva sul pallone l'albanese, allora può ricominciare l'Atalanta con Bolis. Kulusevski trova tra le linee Melegoni, danza sul pallone Melegoni, perde un tempo di gioco grazie al pressing di Pobega, sfera che adesso viene allargata sulla sinistra, rischia di perderla solo per un attimo però Mallamo. Ancora Atalanta che ragiona, fa molta densità il Milan, Atalanta allora preferisce giocare senza accelerare con Bolis. Del Prato, di nuovo nella zona di Bolis, il capitano dell'Atalanta, riparte da Melegoni, può avanzare lui, ancora Melegoni, quasi zona tiro per lui, Melegoni si è defilato molto bene, Zortea pronto al cross, Zortea spera che viaggia sul secondo palo dove c'è Moussa Barrow, intervento provvidenziale di Gabbia. Gabbia, altro giocatore da tenere estremamente in considerazione, su di lui ci sono i fari di tanti club, anche di quelli della nazionale, un giocatore molto giovane, è un classe 1999, che però sembra dare già ampie garanzie dal punto di vista della qualità. Un difensore forte fisicamente, ma anche personalità e carattere, guida la difesa, forte di testa, intelligente, quindi sicuramente ha una buona prospettiva. Ancora l'Atalanta che prova a superare il muro alzato dal Milan, Bolis in ritardo su questo pallone, pressing ancora da parte del Milan, esce molto bene però Salvi che ha già allargato sulla sinistra dove c'è Migliorelli, Migliorelli che inserimento da parte di Migliorelli che deve fermarsi, l'appoggio è per Bolis con il piatto a cercare uno tra Barrow e Zortea, c'è però soltanto in quella zona del campo Bellodi che ha già allontanato. Atalanta che sta cercando in ogni modo di avvicinarsi all'area del Milan, Bolis qui rischia tantissimo, ancora Bolis trattenuto da Diaz, alla fine Bolis riesce ad allargare per Del Prato, Zortea si è avvicinato a Kulusevski, Zortea riparte però di nuovo da Del Prato, due combinano tantissimo, Bolis può avanzare, non c'è pressione su Salvi però preferisce tornare indietro da Alari. Del Prato si accentra lui, ancora Del Prato, pallone sul destro, Bolis pensa di andare sulla sinistra, trova invece tra le linee ancora una volta Mallamo. Mallamo è già all'altra parte, Mallamo può mettere questo pallone a rimorchio, che chiusura da parte di Bellodi che salva tutto, Milan in ambasce in questa fase della gara, ottimo l'intervento di Bellodi sulla solita iniziativa sulla sinistra di Mallamo, ha letto tutto in anticipo il centrale rossonero che ha spedito questo pallone in calcio d'angolo. Il Milan è un po' in difficoltà in questo momento, sta subendo un po' l'aggressività dell'Atalanta e vediamo se riuscirà a uscire da questa situazione. Kulusevski, pallone che sbatte su di lui, è proprio lui l'ultimo a toccare,
Milan che allora può respirare dopo una fase di apnea abbastanza importante, una fase di apnea che ha visto la formazione rossonera rischiare sulle iniziative costruite soprattutto a sinistra con Mallamo, molto molto bravo ad inserirsi. Zacciu, troppo profondo il servizio per il cameronense, ancora una volta non c'è nessun tipo di sanzione per quanto riguarda il contatto tra Zacciu e Alari. Melegoni non si intende con Barrov, buon break sprecato all'Atalanta, ancora Lupi nervosissimo con i suoi, la regia ci ripropone l'ennesimo contatto tra Zacciu e Salvi, al momento l'arbitro ha dato sempre ragione al difensore dell'Atalanta. Elilali, Pobega in mezzo a due, ancora per Elilali, rischia il Milan. Elilali saggiamente torna da Gabbia, c'è Moussa Barrow in quella zona, però ancora Gabbia, allontana quasi ad occhi chiusi, riesce a trovare molto bene tra le linee di Dias che si trascina dietro Bolis che non lo molla, ancora Dias, rischia tanto, alla fine arriva il fischio di Dapice. Brescianini, Dias, Pobega, finta di corpo e poi allarga sulla destra dove c'è Bellodi, ancora Pobega, non si chiude il triangolo con il compagno, niente da fare, sempre non soddisfatto mister Lupi. Che cosa deve fare il Milan per uscire da questa situazione? Ma, allora, intanto vabbè, come pensiero non buttano mai via la palla, quindi non forzano mai, cercano sempre di costruire. Il problema è che in alcune occasioni si sono trovati molto lunghi per poter fraseggiare, quindi hanno trovato difficoltà. Nello stesso tempo la manovra è piuttosto lenta e i compagni senza palla non si muovono nella maniera giusta, soprattutto sulle catene, però è chiaro che intervenire velocemente su queste cose diventa difficile. È chiaro che bisogna insistere su quelli che sono magari gli aspetti agonistici e di attenzione, e quindi il Milan deve ritrovare da un punto di vista mentale nel campo. Gabbia può allargare per Bellanova, lo fa adesso, pressing di Mallamo, Bellanova rischia, riesce ad evitarlo, insiste e poi fa tutto da solo, si mette in proprio il terzino rossonero. Bellanova ancora sulla tre quarti dell'Atalanta, alla fine perde un pallone potenzialmente sanguinoso, occhio al break dei bergamaschi, pallone che viene gestito da Mallamo nella zona di Zortea. Adesso Kuluseski si è allargato sulla destra, c'è anche la sovrapposizione di Zortea, premiato proprio Zortea che può crossare, Zortea forse perde un tempo di gioco e così non riesce a mettere nel mezzo grazie anche alla chiusura di Brescianini. Ancora male però il Milan in uscita, Atalanta che sta premendo fortissimo sull'acceleratore in questa fase della gara. Alari, Salvi, sempre per Alari, ancora Lupi che prova a telecomandare le marcature dei suoi, Del Prato, Zortea, riparte anche lui da dietro, Milan molto molto chiuso, c'è praticamente tutta la squadra in 25 metri, Salvi, Mallamo, il pressing su di lui di Elilali lo costringe a ripartire, c'è Del Prato lì sulla destra, allarga di nuovo per Zortea, vediamo cosa inventa il numero 7 bergamasco, Zortea per Kuluseski, cioè sono tre su di lui, Kuluseski fa tutto da solo, ancora Kuluseski va a cercare la bandierina, chiuso, Del Prato a dargli una mano, sempre Del Prato, va via, la tiene in campo, ancora Del Prato, palla sul sinistro, poi sul destro, va a cercare e trovare Melegoni. Melegoni, Moussa Barrow, combinazione che non si chiude con Mallamo per il buon intervento, l'ennesimo della partita di Bellodi. Gabbia, male anche lui in uscita. Mallamo, non trova Bolis per un tocco, forse con una mano di Pobega. Zacciu, Zacciu resiste alla pressione, arriva il primo fischio di Dapice per premiare un'iniziativa di Zacciu nel corso di questa gara. Gara molto bloccata e l'Atalanta a fare la partita come era prevedibile, Milan molto chiuso, finora zero interventi per Carnesecchi, ancora lungo per Zacciu che la mette a terra, Zacciu riesce a trovare Brescianini, Brescianini un po' indeciso sul da farsi, alla fine sbaglia tutto, Mallamo, deve ragionare Melegoni, però già tolto il pallone Brescianini, Pobega, Gabbia, Bellanova, può avanzare Bellanova, va morbido a cercare ancora Zacciu. Esce dalla sua zona di competenza per andare a servire Brescianini.
Yamas combina con Diaz, buono questo pallone proprio per Yamas, il suo sinistro viene intercettato da Salvi che era ben posizionato, rimessa per il Milan, primo squillo offensivo da parte dei rossoneri, gestito bene dall'Atalanta, Milan che comunque dimostra di essere vivo. Sempre Yamas sul punto di battuta, movimento di Brescianini, si avvicina adesso Diaz e lui a gestirla, anzi Sinani, sempre lui, c'è però sempre la difesa dell'Atalanta ben posizionata, ancora Sinani cerca addirittura il tiro verso la porta, blocca Carnesecchi, primo intervento della sua partita, nessun problema per lui, insomma anche il Milan ha provato a dar fastidio all'Atalanta. Sì, adesso ha sviluppato discretamente sulla fascia sinistra e se è riuscito prima a tentare il cross e poi arrivare ad una conclusione. Prima abbiamo parlato della fase offensiva e mentre in fase difensiva ha subito spesso l'attacco sull'esterno perché sull'attacco al quinto da parte del terzino si libera spazio dietro dove si sono inserite diverse volte le mezzale e le punte e quindi hanno creato difficoltà alla difesa del Milan che comunque quando si abbassa e chiude gli spazi impedisce all'Atalanta di poter arrivare nella tre quarti. Yamas a cercare Zacciu, ancora troppo profondo però questo tentativo per il camerunense, allora Atalanta che prova ad uscire, chiude bene questa volta il Milan, Pobega alza un pallone difficilissimo da gestire per Diaz, si impegna il portoghese che poi allarga giustamente le braccia nei confronti del compagno, era impossibile per Thiago Diaz tenere vivo questo pallone. Milan che però resta in pressione sull'Atalanta che qui indecisa sul da farsi, il pallone viene regalato proprio ai rossoneri che però lo gestiscono male con Lilali. Può ripartire l'Atalanta, può riprovarci sempre la rimessa laterale. Melegoni che lo ripetiamo è stato schierato titolare ieri da Giampiero Gasperini nella gara tra Atalanta e Juventus, poi la neve che si è abbattuta su Torino ha portato alla sospensione la partita, partita rimandata e Melegoni dovrà così rimandare anche lui il suo esordio a titolare in prima squadra. Esce bene qui Salvi dal pressing su di lui, fallo fischiato proprio a Salvi, non mi sembra particolarmente d'accordo Lupi, non che fosse difficile prevederlo, però è entrato quasi in campo, giusto Giada? Sì, hai assolutamente ragione, non ripeto tutto il virgolettato del tecnico del Milan, ma potete intuire il disappunto su quello che è successo. Melegoni prova a far viaggiare questo pallone sul secondo palo, è buono per Mallamo che però in fuorigioco da parte di Mallamo, giustamente si hanno fermati i giocatori del Milan, era diversi metri avanti rispetto alla linea difensiva dei rossoneri, Mallamo rimessa dal fondo, anzi pardon, calcio di punizione per il Milan che già ha battuto con Bellotti. E Lilali, capitano del Milan, studia il da farsi, lo lasciano giocare gli attaccanti dell'Atalanta. Bellotti può allargare per Yamas, Bellotti però preferisce di nuovo ricominciare da Gabbia. Pobega, Gabbia, Bellotti, un po' di campo anche lui per avanzare, Kulusevski è lì in pressione, molto morbida però, ancora Gabbia, profondo per Zacciu, Milan che quando si affida a questi lanci lunghi quasi mai riesce a mettere in difficoltà l'Atalanta che però si mette in difficoltà da sola con il tocco di Cavaliere, di Carnesecchi per Migliorelli che però è poi bravissimo ad andare via da solo, Milan che però ha recuperato con Lilali, Bellotti, ancora Lilali. All'interno del cerchio di centrocampo il movimento di Sinani un po' fuori alla partita, Ismet Sinani, lui che spesso ha guidato il Milan in una delle gare più belle del suo campionato. Buona la palla per Zacciu, non riesce a gestirla però il numero 9 rossonero, male qui Frank Zacciu che poi in pressione impedisce all'Atalanta di ricominciare immediatamente, si era fatto trovare libero tra le linee Frank Zacciu, non ha gestito però un pallone tutto sommato non impossibile. Sì, era una palla che avrebbe potuto gestire meglio, eventualmente appoggiarla se non era nelle condizioni di controllarla, invece ha tentato un controllo improbabile su una palla che forse era un pochettino troppo alta per lui. Milan mi sembra che stia
stia cercando di reagire. Come abbiamo visto prima, il lancio lungo è una palla forzata che non è nelle corde del gioco del Milan, e quindi poi è stata una palla persa che però è stata riconquistata dalla reazione alla palla persa immediata e poi ha creato questa situazione. Sinani prova ad andare via da solo, chiuso da Zortea, che alla fine riparte da Salvi. Salvi che si affida a Carnesecchi. Velocemente, pallone ancora gestito dalla difesa dell'Atalanta. Atalanta che sta facendo anche qui un po' di difficoltà con i suoi centrocampisti. Si fa trovare però libero tra le linee qui Mallamo. Ha già chiuso il Milan. Mallamo allarga per Migliorelli, che è spesso risultato un fattore decisivo nelle vittorie dell'Atalanta. Il terzino sinistro schierato anche quest'oggi da Brambilla. Zacciu non commette fallo, soffia un gran pallone, va via da solo Zacciu, supera anche Bolis, ancora Zacciu, fa viaggiare il pallone per Thiago Dias, che va via da solo, ancora Thiago Dias, prova ad inventare il portoghese che libera il sinistro, colpisce Sinani nel suo tentativo di andare a mettere in difficoltà Carnesecchi, non trova la collaborazione del compagno, o meglio la trova ma in maniera del tutto involontaria, e quindi si perde così la prima vera occasione per i rossoneri. Siamo già all'altra parte però con Kulusevski, che può servire Zortea, lo fa adesso. Zortea va in uno contro uno, pallone sul sinistro, morbido per Barrov, chiusura di Gabbia, poi arriva a perfezionare il disimpegno Brescianini. Atalanta ancora in possesso con Bolis. Salvi, Bolis sui 35 metri, pensa al tiro, poi morbido, va a cercare Zortea che aveva tagliato alle spalle della difesa rossonera, chiuso bene però il Milan. Ultimo intervento qui è di Moussa Barrov, lui l'ultimo a toccare, mentre qualcosa da dire il direttore di gara a Salvi, che viene ammonito, giallo per il difensore bergamasco per un intervento commesso in precedenza su Frank Zacciu, azione che poi si è chiusa con il tiro di Thiago Dias, non sarà dimenticato qui d'apice dell'intervento in palese ritardo di Salvi su Zacciu, giallo giusto per il numero 6 dell'Atalanta. Milan che ora prova a gestire il pallone con Pobega, Bellanova, Bellodi, controllo col sinistro per lui, Yamas può avanzare, italo-spagnolo, Sinani poi prende difficoltà, Sinani che discute in maniera molto animata con Yamas, anzi tra pochissimo andrò da Giada per farmi spiegare che cosa sono detti i due, perché hanno discusso in maniera direi decisamente sentita, poi combinano molto bene sempre i due sulla sinistra, Yamas va via con un numero, ancora Yamas tiene in campo il pallone, Yamas morbido per Zacciu, chiude benissimo Alari, tiene viva però Brescianini a cercare Inani, un pallone impossibile questo per Sinani, quello di Brescianini, controlla senza problemi Carnesecchi, c'è un giocatore dell'Atalanta a terra, Atalanta che continua però a giocare, dovrebbe essere Zortea ad aver subito un colpo, sempre lui a terra, se ne sono accorti i giocatori dell'Atalanta che sono pronti a buttare questo pallone fuori, no, perché Del Prato alla fine preferisce giocare, perché Zortea alla fine è già fuori dal terreno di gioco, esatto. Fernando, è questo il motivo per il quale comunque anche gli stessi giocatori non hanno voluto fermare il gioco, perché Zortea si trova fuori dal perimetro. Giada, cosa si sono detti prima? Se puoi ovviamente riportarcelo. Come sempre dico io, ti riporto solo una parte di quello che si sono detti in campo. Diciamo che Sinani si è lamentato del mancato scarico da parte di Yamas nei suoi confronti, che poteva portare a una manovra diversa di sviluppo di gioco, non l'ha presa benissimo però Yamas nei confronti di Sinani, nonostante poi qualche istante dopo lo hai rimarcato tu, la triangolazione invece è avvenuta in maniera quasi perfetta. Yamas, ancora lui, Yamas resiste al tocco di Kulusevski, ancora Yamas pensa di fare tutto da solo, poi si affida giustamente a Sinani, Sinani la finta con il destro, ancora Sinani allarga per Bellanova che può avanzare, chiuso prontamente da Migliorelli, uno contro uno, Bellanova va a cercare il fondo, punta Migliorelli, va via, ancora Bellanova, pallone che passa per Sinani che non trova la direzione vincente e poi rischia tantissimo Cavaliere che sbatte anche sulla traversa, alla fine può comunque l'Atalanta ripartire, era Carnesecchi ovviamente ad aver controllato, attenzione che
il Milan ha lasciato praticamente da solo qui Zortea, è uscito però molto bene su di lui Cavaliere. Che rischio da parte del Milan, che era posizionato malissimo su questo contropiede dell'Atalanta, era anche in posizione regolare Zortea, che è praticamente rientrato in campo e si è fatto trovare pronto lì in area di rigore, forse però ancora un po' freddo per l'intervento che aveva subito in precedenza, non è riuscito a tirare, è stato molto bravo Cavaliere a farsi trovare pronto. Comunque, insomma, nel giro di 60 secondi, due azioni da una parte e dall'altra, partita che sembra essersi accesa. Sì, batti e ribatti, è stata una bella azione del Milan, col cross è stata finalizzata con un colpo di testa, il portiere si è reso un po' l'intervento difficile e sulla ripartenza immediata Zortea doveva gestire meglio quella palla, era una bellissima palla. Se l'avesse coperta meglio avrebbe potuto andare a concludere. Giallo per Pobega, nel frattempo lo rivediamo per questa gomitata sul volto di Bolis, suppongo non del tutto volontaria, se fosse stata volontaria l'arbitro probabilmente l'avrebbe espulso, gioco pericoloso e quindi soltanto cartellino giallo per Pobega, che era tra l'altro in gestione del pallone. Bolis ancora qualche problemino prima di rialzarsi, sempre indiavolato in panchina, proprio il caso di dirlo. Lupi, l'abbiamo visto poco contento, per usare un eufemismo, anche per questa decisione da parte del direttore di gara. Ne approfittano le due formazioni per fare anche un pit stop. Diciamo, fa molto freddo, però chiaramente stanno spendendo tantissime energie le due squadre, in particolare qui sulla sinistra, nella zona dove il sole non riesce a battere. Vediamo ancora una parte di campo ghiacciata, quella gestita per intenderci da Yamas, dove il pallone chiaramente non circola.